Allora, ciao brava gente, per questo tutorial ci serve Gigio e Dita. Ci servono loro due, ci serve. Dai bravo Gigio, dai bravo, aspetta. Un po' di ciccia da far andare. Poi un buon bicchiere di vino, io preferisco il bianco. Il mio cucinino, vi metto il video qua se volete vedere da cosa l'abbiamo fatto, sul quale mettiamo questa piastra. Adesso prendiamo le dimensioni, del pane, sto facendo, deve ancora finire di scongelare, faccio dei panini con quella, poi per me ci metto della salsa barbecue. Poi ci serve un acciarino che voglio provare ad usare per accendere un bruciatore d'alcol. Il bruciatore d'alcol, che è questo, e l'avete già visto, che ho visto nel video dove facciamo quella lì, questo bruciatore d'alcol. Nel mentre che la carne va, parliamo di questo bruciatore pirolitico, vediamo come funziona, magari proviamo a farlo partire con un po' di pelle. E poi spoilerò che voglio fare una sfida tra questo e quest'altra versione, della quale di nuovo parliamo mentre che la carne va. Poi ci serve un Ranger Grip 78 da tagliare la ciccia e uno Swisscia che voglio provare ad usare come forchetta. Piatti di carta, plastica, perché sono un pelandrone. Carta go-go, perché sono un pasticcione. Allora, cominciamo. Dietro aspetta. Cruciatore d'alcol, come funziona? Sono due barattoli che si incastrano. Poi se l'incastro non è perfetto, basta ovalizzare uno dei due. Vi consiglio quello piccolo, anche per una questione estetica. Poi ci fai dei fori qua, con il punteruolo Victorinox. E poi il resto, se volete, ve lo guardate mentre che abbiamo fatto quello. Comunque, come funziona? Allora, questo lo mettiamo qui. Lo devi caricare di alcol, perché qua non è forato. L'altra volta con mio fratello abbiamo avuto 45 minuti buoni, se non 50 di autonomia. Adesso l'autonomia la passo un po', metto meno. Adesso mi viene difficile, non voglio spostare la telecamera, quindi state sulla fiducia. No, io ne so, sì, forse un po' di meno, ma avremo comunque quell'autonomia lì. Adesso voglio provare ad accenderla anziché con l'accendino, struccando una scintilla con questo. Quindi togliamo provvisoriamente un po' di roba, in modo da agevolarci un po'. Era meglio che... vabbè, togliamo tutto. Allora proviamo, la fiamma non si vedrà purtroppo perché la fiamma dell'acqua è così, però ve lo garantisco io con la mano e poi ci metto le sponde e faccio a cuocere. Questo è un acciarino che ha anche del magnesio, quindi devo guardare di prendere la mira sopra la barra di ferro acerio. Non parte. Abbiamo stabilito che con l'acciarino non si può far partire un bruciatore gas. Allora prendiamo questo pezzo di carta, ne prendiamo un pezzo, la carta si strappa per lungo, nel senso che srotolate, se voi strappate di traverso non funziona, nessuna carta. Se invece volete fare una striscia la prendete nel senso di srotolare, anzi facciamo indietro. Io la prendo, la posso strappare solo in questo senso qua, facciamo la prova. Allora questo lo spacchiamo per traverso. E vedete che va storto, casualmente si gira proprio. Se io voglio una striscia, la posso fare di qua. Adesso qua si sono dei livelli, vabbè, cazzo un po' economica però. Adesso abbiamo questa striscia, questi li teniamo come tovaglioli per dopo.
li accendo così, mi fa comodo, poi lo butto per terra, lo peso. Andato. Bene. L'alcol per precauzione lo mettiamo in alto, in un posto dove non può cadere. Adesso mettiamo le sponde. Ah, forse si vede un po' la fiamma, non lo so. Quello in nero dietro è apprezzabile, senza che mi dici di risolvere. Mettiamo le sponde. Adesso ci vado a sistemare sopra la piastra, prendiamo un po' di giù. Questo lo devi fare bene e subito, perché poi è tutto caldo. Non penso di dover dire questo. Io vorrei che colasse sopra qua, che ho messo un bello spessore di carta. Bene, ora ecco, vedete, ora controlliamo la posizione di questo scintillato. Ok, ci siamo. Possiamo cominciare ogni tanto a prelevare un po' di ciccia e farlo andare. Cominciamo con la prima e vediamo come viene. E la prima è per i cagnetti. La carne purtroppo è ancora un po' congelata. Oh, però. Allora, mentre che lì va, come promesso, cominciamo a parlare di questo bruciatore. Questo bruciatore di per sé è già pirolitico, perché io lo riempio con il pellet, così. Poi, vabbè, classico cucchiaino d'alcol, tappino d'alcol, oppure io come sistema ho trovato anche quello di mettere, vabbè, non ne parliamo là. Comunque lo accendi, l'aria primaria entra qua, poi viene aspirata l'aria secondaria e qua si forma la classica fiamma da gas pirolitica. Questo pezzo aggiunto è perché l'aria secondaria la preriscaldi in questa camera che va a formarsi, dopodiché uscirà da qua sotto e qua c'è la fiamma. Poi ecco, intanto sento cominciare un pochettino di rumorino qua, è un'ottima notizia. Che versione è questa per provare? Allora, questa dovrebbe essere intercambiabile, perché è la versione praticamente di quel bruciatore però a biomassa. Anziché avere solo i fori qua, questo contenitore interno, l'ho forato anche dentro. Dopodiché qua l'aspirazione l'ho fatta alta, non bassa come nell'altro bruciatore, perché voglio darmi la possibilità di usare con l'alcol questa base qua. Mettendo l'alcol qui, questa quantità è più che sufficiente per cucinare come faremo oggi. Ne ho messa anche di meno lì, perché l'ho messa dentro un barattolo come questo, e meno alto addirittura. Comunque sia, ho fatto l'aspirazione qui, che corrisponde a un'altezza che può alimentare, secondo me, poi proviamo, sia l'aria secondaria nella camera che va a formarsi qui, sia l'aria primaria, perché adesso insieme a voi aggiungeremo, perché bisogna pacciocare un po' con i vittorini, quindi aggiungeremo i fori che mancano qua sotto per portarlo sotto il livello dell'aria primaria. Quindi, mio fido swisher. Ho già cominciato ad abbassare la linea per conto mio, però, quindi siamo arrivati qua. Guardate solo con che facilità il punteruolo riesce a lavorare. Poi allargo, poi un altro qua sotto, e poi allargo, un altro qua sotto, e allargo, qua sotto, e allargo. L'arco e qua ci siamo già arrivati. Allora, verifichiamo l'altezza, più o meno starà così. Allora, l'ultima fila di fori è a filo con questo, non mi basta, perché deve essere più libero, perché qua lo spazio è poco. Allora, io voglio che possa aspirare da sotto l'aria primaria e quella secondaria da qua, aggiungo ancora una fila. Il fatto di avere più fori agevola quando usi l'arco qua dentro, quindi aggiungiamo una fila, mentre la carne comincia a spigolare per bene.
Comunque, allora, l'altezza è questa, per capirci, questo è il primo foro dell'ultima fila che farò. Questa altezza qua di alcol su un diametro più grande, perché ricordo che la differenza è questa, è quello che c'è qua. Quindi, secondo me, è sufficiente questa quantità di alcol, poi comunque l'alcol consente la ricarica istantanea e continui a funzionare in quel modo lì. Male che vada ti prendi. Se sei a casa come oggi ti prendi delle pizze da forgiaiolo e sposti il tutto. Comunque andiamo avanti. Adesso faccio la seconda fila. Magari post-produzione velocizzo o taglio, non lo so, sono 8 fuori. Perché ho continuato come avevo fatto vedere nel video che ho fatto quello lì, 1, 2, 3, 4, poi fai in mezzo. Poi scendi di riga, fai in mezzo agli altri. Controlliamo se stiamo andando bene. Allora, l'altezza del foro è appena al di sotto del piano qua, quindi andiamo benissimo. Magari questa riga la facciamo più fitta, quindi aggiungerò un foro qua e là alla stessa altezza, senza che comporta un abbassamento, però che agevola un po'. No, proviamo così. Quindi adesso è chiaro il concetto: il bruciatore pirolitico deve avere un'aspirazione da sotto, si deve scaldare il materiale, così incomincia a emanare biogas. Una volta che c'è sto biogas puoi innescare la cosa, come lo riscaldi versando dell'alcol e incendiandolo, oppure in un altro modo che ho trovato, nel quale adesso non ce l'ho dietro, ma prendi uno, io uso quelli ecologici, quello per accendere la stufa, quei cubetti, lo metti attaccato di qua, perché non devi incendiare il pellet, devi scaldare il contenitore che scalda il pellet, che emette il biogas. Allora a quel punto, essendoci qua ancora fiamma perché c'è quel cubetto, il tutto viene agevolato dal fatto che io lo metto sotto una zona larga qua. Questo è così brutto perché l'ho fatto con un coltello, con un Victorinox, per intenderci. Poi qua ho slabbrato, lasciamo perdere. L'ho fatto. La lama che ha fatto sta roba qua ha avuto bisogno di cure. Però l'ho fatto con un Victorinox. Bene, vediamo un pochino. Adesso, questo io oggi volevo provare ad usarlo come forchetta. Forchetta prensile, tra l'altro. Quindi, ovviamente l'ho preparato. In una finta uscita, non è che sono uscito così ad mentiam. Il coltello l'ho lavato. Allora, qua c'è l'osso, posso provare a prendere dall'osso. Vediamo un po', gli diamo una girata. Ok. Poi i singoli pezzi li prenderò così, per capirci. Sempre a portata di mano uno di questi. Io il giunto qua non lo lubrifico mai, perché non ho mai richiesto di essere lubrificato in questi 3 anni. Questo coltello è abbastanza massacrato. Adesso quello che dovrò fare sarà comprare una molla, perché si è rotta la molla della forbice, quindi bene, quindi l'acciarino fallimentare. Gigio comincia a sentire l'odore della carne che va. Gigio bello, bello tu. Dopo facciamo non toccare lì, mi raccomando, bello tu. Ah, che schifo, ma ho già dato il naso nel bicchiere bushcraft, ricavato con tecniche bushcraft da un cubo di plastica. Allora cominciamo a preparare la tavola. Quindi sacchetto aperto a modo, così mi fa da custodia ancora. Anzi, voglio fare il duro. Quindi no, se vabbè. Allora, questa è una versione cittadina del busca. Questo, quello che metto qua non è per te, mi raccomando, Allora, adesso devo cominciare a scolgerare un po' meglio anche il pane, perché sono qua. È già quasi arrivato. Comunque, lo metto qui. Poi lo giro. Cosa stiamo per mangiare? Vedo. No. Fa schifo se metti il naso nel piatto.
C'è un odorino. Questo cane lo adoro. Anche l'altro lo adoro, cioè in realtà. Con la mia famiglia. Guarda che si nasconde. Vedete un po' che mi dica. La prata. Allora, pane. Abbiamo preso una discreta temperatura. Questa carne qua la prima la diamo a voi, promesso, però la facciamo raffreddare prima che te la diamo. Anche perché io per me voglio un po' più di grasso già sciolto che condisce. Già non metto condimenti perché così posso darla loro. Almeno che me la cuocio di tanto. Facciamo il tiro. Buon Natale ragazzi. No! Non mettere il piede qua, Sentiti mortificato. Gli ho già dato da mangiare prima perché non volevo che erano disperati, però mi sa che allora sì, magari ancora un po' nel cuore, che nel frattempo lì si affumica anche con l'odore di carne. Quella che farò dopo ci sarà già un po' più di ciccetta. Ragazzi, ma che ci frega noi del lockdown, eh? Compagnia bella, cibo buono, che mi scherzo vivo. Viva il lockdown. Guarda, tra questo e un sexy show per l'umano penso che siamo allo stesso livello di interesse. Diamo ancora una rigirata. Questa la cuociamo un po' lentina, magari questo lo lascio aperto, pronto. Allora, facciamo una cosa, facciamo come quelli che fanno le cose nel pulito. Quindi facciamoci una bella tovaglia. Giusto, mica siamo fuori che facciamo le cose su un ceppo. No, nel senso, dai, diamo un po' di decoro. Questo è il video di Natale, ci va una bella carta rossa. O il coltello rosso. Che poi il rosso va a Capodanno, però Babbo Natale è rosso. Così, poi, così, la forchetta, il coltello, caro sto set di posata, i miei due figli amici, poi tovagliolo, adesso ho girato la carne, di nuovo pulisco la pizza, è importante secondo me pulirla tutte le volte, questo per la, è già comodo di per sé avere una cosa fresca. Almeno evitare di zozzarla proprio tutta, quindi se la pulisci tutte le volte eviti che ti colano un granato giù, un granato nello snodo. Ok, qua credo che c'è finito un po' di grasso. Che roba. Guarda. Vediamo un po' se il cuore è vero che è scongelato. Pare di sì. Oh, si è rotto. Ho sentito anche morbido qua dietro, deve aver preso un po' di ciccio dalla carne. Vabbè, invertiamo, facciamo che il sopra è questo, rotto, e il sotto è questo qua. E qua facciamo il piatto dove mettiamo il pane pronto. Adesso scongeliamo. Questa vorrei lasciarla scongelare così, che è quello più fresca. Questa è una baguette che ho preso al Penny, perché al Penny hanno l'ottima abitudine, secondo me, di mettere le baguette del giorno prima in ottanta metà fresca. Quindi se tu la prendi per congelarla, dopo è come solo che fosse vecchia dalla sera, dalla mattina alla sera. Allora, questo poi mette a posto il mu. Quindi adesso proviamo a scongelare, a finire di scongelare bene questo. Questo è il piatto del pane, Gigio, devi gestire. Gestisci la pane. Questa la mettiamo qui che può servire. Se n'è andata il secondo bicchiere perché prevedendo un eventuale imprevisto ho fatto che prendere un bicchiere in più. Allora, questo è il pane che lo mettiamo. No! Ok,
Prendiamo un altro piatto per la carne. Allora, visto che l'abbiamo visti, magari sta roba la togliamo. Anche il pelo. Allora, così ho un po' più di spazio. Anche questo non lo uso. Oh, bene. E adesso abbiamo lo spazio per la carne qui. Per sicurezza che sia ben cotta, ci do ancora una mezza girata, anche se in realtà mi sembra... sembra decisamente a posto. Lì giriamo anche il pane. Ci siamo quasi, patate. Bello. Bella. Facciamo un panino un po' più piccolo per cominciare, così vediamo un pezzo di questo. Potevo romperlo, ma mi pare che non gioco. La prima. Prendiamo la seconda. Allora, adesso tagliamo i pezzettini e cominciamo ad andare a mangiare i pupetti. Quindi, è la prima volta che lo uso come forchetta. Taglio grossolano, perché tanto poi dopo con le ossa mi sono trovato un giochino nel quale io tengo in mano l'osso e lo faccio mangiare pian piano al cane, quindi è per quello che taglio molto largo. Devo dosare bene la forza, perché il rischio che taglio il piatto sotto, quello è il problema. Non è che il coltello non taglia, è che devo andare piano io. Praticamente il gioco che dicevo prima qual è? Io adesso divido in due. Io tengo così e il cane mi mangia dalle mani fino vicino all'osso. Questo qua è solo nervo, quindi questo va già bene da essere separato, e lo mettiamo qua un attimo. Crepi la valigia. Lui è stato un po'. Questo è tutta ciccia, era solo un po' di narcolo confuso. Quindi, vediamo un po' questa com'è. Ah,
Allora, facciamo una cosa, questo lo uso per pulire la pizza, perché sennò faccio andare 50.000 foglietti. Questo ormai è andato, lo mettiamo qui che poi metto a posto il muro. Questo giusto per evitare che il cane se la mastica. Perché poi il cane sente odore e se la mastica. E questo è il mio tovagliolo. Volevo fare un piatto per le ossa con le quali giocare dopo, che è questo, e lo mettiamo qua sopra. Bene, cominciamo ad andare a mangiare i pupi. Sì, verità. Così non è neanche tanto divertente. A Gigio ho insegnato a fare terra ieri, poi facciamo un video, ve lo mostro quanto è diventato bravo. Ecco, adesso questo è l'altro pezzo con l'osso. No, eh! Adesso mi tocco un po' di saliva dalle mani. Per i più schizzinosi cambiate video, perché chi ha cani queste cose le fa. Chi ha cani e li vive in un modo come si deve, chi ha cani e li tratta come se fossero estranei, no. Com'è la situation? Oh, datti una mossa a cuocere, che sei il mio panino, ragazza. A proposito, ho dimenticato il pane, cavolo. Possiamo pensare di aprirlo. Mettiamo qua, spettacolo un attimo, pulisco. Questa, l'ho detto prima, non sbaglio. Sì, ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, ormai avete visto tutto. Interrompiamo qua così mi posso fumare una sigaretta. Ciao!